atteggiamento all'altezza delle sfide che ci attendono, così come lo sono tanti altri paesi europei. Ecco perché dico che incidere anche sul mondo della scuola, dell'università, dei poli di formazione, dei poli formativi, del sistema delle relazioni complessive industriali, un punto dal quale non possiamo assolutamente esimerci. E questo è il dubbio che io pongo e sul quale necessariamente dobbiamo lavorare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Però credo che in estrema sintesi, qualora un provvedimento così importante inizia a toccare anche punti significativi del sistema di welfare al femminile, vuol dire che qualche passo in avanti significativo è stato compiuto. Io non voglio dilungarmi eccessivamente perché non è neppure, diciamo, la sede adatta per poterlo fare, però vorrei spendere alcune parole sulle donne. Io credo che ognuna di noi abbia ruoli, competenze e professionalità distinte, ma che si equivalgono perché probabilmente, questo lo dico davvero perché lo penso e lo sento, abbiamo una caratteristica maggiore, una marcia in più di questo rispetto anche al mondo maschile. Abbiamo una forza, come si diceva prima, a volte le donne hanno una forza in grado di sorreggere il mondo intero. Oriana Fallaci diceva sempre che essere donna è affascinante, ma è un'avventura che richiede una sfida e un coraggio che non finiscono mai. Io credo che proprio in queste due parole chiave, sfida e coraggio, ci sia un po' il senso di tutto quello che noi facciamo quotidianamente. E questo lo dico anche alla luce dei conflitti internazionali, di quello che sta accadendo anche a livello internazionale, di come le donne vengono maltrattate, vengono utilizzate. In questo anche il Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, ha messo in campo una forte battaglia di civiltà questa volta, perché combattere la violenza, guardate, non esistono omicidi passionali, combattere la violenza significa cambiare la cultura, il senso civico dei paesi. Questa è la vera sfida che dobbiamo porci, così come dovremmo, diciamo, smettere di pensare che la donna possa essere un soggetto multitasking, un soggetto che possa svolgere contemporaneamente una pluralità di funzioni, possa svolgere una pluralità di ruoli senza, come dire, avere la possibilità, di soffrire o comunque di mettere da parte le proprie sofferenze personali. E su questo noi dobbiamo avere la forza anche di riconoscere le nostre debolezze. Un dato che mi ha particolarmente colpito, e con questo mi avvio a concludere, un dato significativo del nostro paese. Guardate che in Italia il problema vero è che le donne non votano le donne. In Italia il problema vero è che le donne non votano le donne, perché probabilmente c'è una competizione eccessiva, probabilmente ci sono, come dire, facciamo tanti incontri, ne discutiamo, ne parliamo, ma in realtà quando si tratta di scegliere anche i nostri rappresentanti probabilmente storciamo il naso. Ecco, io in questo vorrei lanciare una sfida, visto che ci avviamo alla competizione regionale, mi auguro che nel prossimo, appunto, consiglio regionale ci siano più donne elette rispetto agli uomini. Questo è un auspicio, perché ho sempre creduto nel valore aggiunto delle donne, ho sempre creduto nella loro capacità, quindi ricolleghiamoci a quello che diceva sempre Oriana Fallaci: non perdiamo mai di vista i nostri obiettivi, ma il coraggio e la sfida devono essere i nostri valori portanti. Grazie. Alcuni aspetti della novità. Adesso ascolteremo due storie. Dal mondo arriviamo all'Europa e all'Italia. Mi chiamo Angela, sono cresciuta nella Repubblica Federale Tedesca. Papà era un pastore e come lui da sempre sono stata sensibile ai problemi sociali. Mi è sempre piaciuto studiare e grazie alla mia forza di volontà ho raggiunto grandi traguardi. Mi sono laureata in fisica e durante gli studi ho potuto seguire anche la mia passione, la politica. Ho aderito all'organizzazione giovanile comunista, dove
La necessità di dimostrare di essere la migliore mi ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero prefissati, sia professionali che privati. In seguito il mio impegno è stato premiato e sono stata eletta cancelliere. Il mio nome è Anna Rimente. E ha cominciato a lavorare presto. Si è sempre impegnata molto sul lavoro, era sempre la prima ad arrivare in ufficio e l'ultima ad andare via. Ha sempre avuto un ottimo rapporto con i suoi colleghi e i suoi superiori, forse perché la disponibilità e la professionalità piacciono a tutti, fino a quando sono tutti costanti e non avendo battute di arresto. L'azienda in cui lavorava è di design, gli piaceva il suo lavoro perché rappresenta quello che avrebbe sempre voluto fare. Perché quando crea, Chiara può dare il loro scopo alla sua fantasia e realizzare le sue intuizioni, ma sempre rispettando le regole e cercando di rispettare le aspettative. Una mattina del giugno scorso, guardandosi allo specchio, si è accorta di avere un piccolo nodo alla base del collo, piccolo, molto piccolo, quasi percettibile, come una pallina, anzi, una biglia, di quelli colorati che i ragazzi usano in spiaggia per farle durare sulle piste fatte sulla sabbia. Ha subito pensato che fosse una conseguenza della brutta influenza che aveva avuto e trascurato, perché aveva fretta di consegnare un progetto su cui aveva lavorato tanto ed era stata a casa solo un giorno da lavoro. Qualche settimana dopo però si è accorta che diventava sempre più grande e dopo un controllo medico gli hanno detto che andava operata. Così, Chiara, ha cominciato ad assentarsi dal lavoro, uno, due giorni a settimana, quando era necessario, per le visite, per il ricovero, e dopo, quando le hanno detto che si trattava di un tumore, anche per la chemio. Un giorno è stata convocata in ufficio. Prima le hanno fatto tante domande sulla sua salute, sul suo stato d'animo, e poi le è stato detto che il suo lavoro, che ha fatto di responsabilità tante, troppe, malgrado potesse risultare spiacevole, soprattutto in un momento di crisi, l'azienda non avrebbe potuto permettersi che uno dei suoi dipendenti si assentasse così di frequente. Insomma, sarebbe stato meglio dare le dimissioni, stare a casa, riposarsi, curarsi e poi magari, quando tutto sarebbe finito, sicuramente un posto in quell'azienda lo avrebbe sempre trovato. Chiara è andata via, ha preso le sue cose, i suoi disegni, i progetti ed è andata via. Non ha provato a convincere nessuno, non ne valeva la pena. E adesso che si sta curando aspetta che qualcuno si renda conto durante i colloqui che essere malati o avere la sfortuna di inciampare non vuol dire essere meno bravi, meno intelligenti e capaci. Il curriculum è sempre lo stesso e lei non è cambiata, sarebbe sempre la prima ad arrivare all'ufficio e l'ultima ad andare via. Il nostro obiettivo dalle storie che stiamo raccontando è soprattutto quello di far emergere gli aspetti positivi, la determinazione di donne che in qualche modo hanno vinto, perché hanno saputo affrontare e superare le condizioni di dolore, di sopraffazione e di violenza. Abbiamo voluto raccontare la donna viaggiando insieme nel mondo delle donne del mondo, passando attraverso l'India, Kenya, Pakistan, l'Afghanistan, l'Europa, fino ad arrivare in Italia, per raggiungere il sud dell'Italia, dove spesso il grido di dolore delle donne è servito a costruire la speranza che un mondo migliore è possibile. Sono Rosaria Costa, moglie del poliziotto di 28 anni, agente della squadra di Giovanni Falcone, morto con lui in quella tragica strage. Vengo ricordata per il messaggio da me letto sull'altare al giorno di funerale, quando dicevo di perdonare coloro i quali avevano commesso quel grave atto. Io ho perdonato. Davvero, perché il perdono viene da chi è ancora buono e pieno d'amore, e io ho amato e amo mio marito, con il quale condividevo i suoi ideali e i suoi valori, quali la giustizia, la realtà, il rispetto verso le istituzioni. Valori che nel mio piccolo, con piccoli gesti, cerco di trasmettere a chi mi sta vicino, alla mia famiglia, ai miei figli, e penso che in parte ci sono riuscita. Oggi il primogenito, che all'epoca era piccolissimo, indossa la divisa di ufficiale della Guardia di Finanza. Come vedi, ha condiviso questi valori Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone, che gli è rimasta accanto fino all'ultimo, ma l'amore di cui io sto parlando, per me, come per Francesca, va ancora oltre l'amore del mondo.
abbiamo avuto il coraggio di sposare e condividere insieme i valori veri. Lei ha fatto anche il suo lavoro. Anche lei era un magistrato che scelse la procura di minori perché sentiva la necessità di proteggere i bambini. Non volle mai avere figli suoi, forse già sentiva figli suoi tutti i bambini che aiutava. Ma anche, come diceva il marito, non voglio mettere al mondo degli orfani. La sua ricerca della giustizia è stata fatta fino all'ultimo, quando agonizzante un ospedale chiese dov'è Giovanni. In fondo chiedeva atto dalla giustizia. Il pensiero va ad Agnese Borsellino e con lei a tutte le altre donne che combattono le ingiustizie. E concludo con una sua frase che scrisse: dopo alcuni momenti di sconforto continuare a chiedere e rispettare le istituzioni di questo paese, come mio marito fino all'ultimo ci ha insegnato, non indietreggiando nemmeno un passo di fronte anche al solo sospetto di essere stato tradito da chi invece avrebbe dovuto fare il quadrato intorno a lui. Io non perdo la speranza in una società più giusta e onesta. Sono anzi convinta che sarete capaci di rinnovare l'attuale classe dirigente e costruire una nuova Italia. Chi conosce bene le donne del Sud e l'onorevole Luisa Costa? Le conosce perché spesso da sindaco ne ha condiviso i problemi, le condizioni, le difficoltà, le ha anche descritte nel suo libro, Donne in carne rossa. Mi rivolgo a lei. Di cosa hanno bisogno, secondo lei, per riscattarsi le donne? E come la legislazione o comunque lo Stato italiano può aiutarle? Sì, grazie. Però due riflessioni, piccole considerazioni che vorrei fare prima di rispondere alla domanda. La prima, il mese di marzo, l'8 marzo, questo lo vado dicendo ormai da tempo, non è la festa per far vendere più mimose, più fiori, più cioccolatini, o perché le donne unite vanno in pizzeria a festeggiare. Io non so che cosa c'è da festeggiare per la verità l'8 marzo. Del comune di Massa di Sola. Sarà che io sono una vecchia docente di latino e greco, sarà che sono una libridinosa, mia mamma diceva quando era viva, tu leggi di tutto anche sulla carta igienica, ma chi mi scrive non fa carta igienica? Io che devo fare? Le rispondevo. Mi piace questa idea e spero che non abbiate voluto aprire la biblioteca solo perché mancavate dei locali, c'era una mancanza di locali. Io credo che sia una scelta, debba essere stata una scelta consapevole. Perché? Perché la casa del cittadino, il comune, che è casa vostra, soprattutto non casa di chi siede qua, sia anche la casa dei libri, cioè la casa del sapere, la casa della conoscenza, la casa dei cittadini informati, la casa della cittadinanza attiva. Così che ognuno prende coscienza delle cose che accadono. Questo binomio tra istituzione e pubblico, diciamo, la casa comunale che diventa luogo pubblico, guardate che non è facilmente trovabile da altre parti, quindi è una cosa bellissima, tenetela a casa. Fatte queste due riflessioni che mi venivano dal profondo del cuore, io vorrei dire questo. Io ho, è la terza e l'ultima, vi giuro,
Io ho un figlio che vive in Africa, a Nairobi, in Kenya, da 8 anni. Ha sposato una ragazza keniota, una ragazza di colore, tra l'altro ad agosto diventerà un genitore di un bambino e un maschio, cappellate, io divento, pensate quanti anni sono passati. Io ci sono stata in Africa, intanto perché volevo conoscere i luoghi che lui calpestava, il lavoro che facevo, volevo conoscere la ragazza con cui sono fidanzato, eccetera. E non dimentico, ho scritto anche un piccolo libro chiamato Il tempo africano, un diario di quello che mi è successo lì quando sono stata circa 45 giorni. Intanto il tempo in Africa è dilatato. Quando io sono arrivata lì, verso il pomeriggio aspettavamo il taxi perché lì non si può camminare a piedi, la gente giustamente ha fame, quindi ti assali, devi stare in macchina con le porte della macchina, le portiere chiuse, con la sicura, eccetera. E lui, che a mio figlio aveva chiamato un autista, James si chiamava, un autista nero naturalmente, e lui gli dava fondamentalmente alle 5 per andare a visitare, a vedere, insomma. Chi va alle 5 e mezzo, se non guardi, 6, 6 e mezzo. Io che sono un'ansiogena e faccio tre cose contemporaneamente, cominciavo a muovermi, anzi ad essere anche un po' nervosa. Dopo la seconda, la terza volta, mio figlio mi ha detto così. Dice, mamma, guarda, quando io sono arrivato qua, mi muovevo come ero solito muovermi in Italia, in Occidente, le carte, le cose, lo sistemare. E un mio collaboratore mi ha detto, dottore, guardi, stia tranquillo. Perché voi occidentali avete l'orologio, noi africani abbiamo il tempo. Quindi dopo che mi ha detto questa cosa io mi sono fermata. Un tempo pieno, un tempo in cui uno è presente al presente, un presente che invano noi inseguiamo nelle nostre giornate. Questo presente che non riusciamo mai, insomma facciamo sempre qualcosa, non ho tempo nella nostra fase, perché ecco, gli africani mi hanno insegnato che c'è un tempo di dilatato. Per la verità ce l'aveva insegnato la Bibbia 4.000, 5.000 anni fa, l'Ecclesiaste, che è uno dei libri più antichi della Bibbia, ci ha detto che c'è un tempo per tutto. Un tempo per seminare, un tempo per raccogliere, un tempo per vivere, un tempo per cogliere. Come per dire che noi dobbiamo essere più padroni del nostro tempo, più capaci di vivere il presente in una maniera piena, in una maniera da realizzarsi. E negli occhi ho ancora il ricordo, io sono andata a visitare molte zone dell'Africa, oltre diciamo le cose belle che questo Kenya ha, una natura straordinaria, una ricchezza di frutta, una ricchezza straordinaria di pesce, di carne, luoghi quindi dell'abbondanza, perché questo è il dramma di quella terra, e luoghi straordinari della povertà. E allora io non dimenticherò mai questa bambina che ai piedi aveva un 38-39 di scarpe su un piedino da 35 ed era fiera perché aveva i piedi in una scarpa, mentre i suoi amici, i suoi compagni di scuola erano scalzi. Molti si vedono a terra, io ho chiesto ma perché? Perché un banco lì costa 30 euro e un bambino se le deve portare dietro le cose, le penne, i quaderni, il banco, 30 euro il banco, e non hanno come comprarsi. Sono queste le ingiustizie del mondo, che non tengono conto del genere, non tengono conto se si è uomini o donne, tengono conto di una parte del mondo, noi, l'Occidente, che vive 20% sull'80% della povertà del mondo, e su questo io credo che non ci dobbiamo fortemente interrogare. E dunque sembra un paradosso che noi parliamo, la domanda che mi ha fatto la mia giovane amica è questa, della mancanza di lavoro, dell'occupazione delle donne, quando appunto lo abbiamo visto,
visto in Africa una mamma non riesce a crescere il suo bambino, non riesce ad allattarlo, non riesce a mandarlo a scuola, non riesce a fargli bere l'acqua potabile. Ultimamente c'è stata una piccola pubblicità di Pubblicità Progresso italiana, avete visto queste bottiglie, una sporca molto bella, molto educativa, insomma. Allora, il tema che ponete è un tema che attraversa non solo l'Italia, attraverso quella parte del mondo e in piccola parte invece il mondo di Angela Merkel, il mondo scandinavo, il mondo norvegese, il mondo svedese, dove un socialismo molto forte, anche molto improntato a welfare, cioè ai diritti, aiuta le donne e a trovare un lavoro e anche a tenersi un lavoro. Allora il tema che noi poniamo stasera non è che cosa bisogna fare, io credo, perché mi sono molto interrogata su una domanda intelligentissima che mi ponete, e quindi sono andata a vedere tutte le regole, le leggi, insomma, la 125, le azioni positive, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per le donne, la legge del 903 del 77. Vi potrei fare una, come dire, un elenco fortissimo delle cose, ma poi ci sono avvocati straordinari, io non ho fatto studi giuridici, sono umanista, quindi loro mi potrebbero dire molto meglio di me. Ci sono decine di azioni in favore delle donne, decine. Il governo italiano non è un governo disattento al tema delle donne, anzi, nella passata legislatura, quando alla Carfagna fu data la possibilità di mantenere il Ministero delle Pari Opportunità, lei ha introdotto anche elementi nuovi, perché poi bisogna dirlo con molta verità, diciamo, quindi le leggi ci stanno, le regole ci stanno, le norme ci stanno. Che cosa manca, ragazze, signore? Manca il lavoro, questo è il tema, diciamo. Noi faremo anche tantissime regole, possiamo anche occuparci, come dire, di come la donna si deve vestire, e se ne occupa viva Dio la moda, ma se manca la materia prima, che è il lavoro, certamente noi possiamo discutere di norme, di regole, di leggi, possiamo costruire, come dire, un monumentale monumento appunto cartaceo, ma quello che manca è il lavoro. E allora veniamo a questo tema, che non è il tema soltanto per le donne, attenzione, è il tema per i nostri figli, per i giovani, ragazzi, anche al sud le donne, anche i giovani, gli uomini sono costretti ad andare via perché trovano un poco lavoro. C'è un'inversione di tendenza? Questo 2015 mi pare che stia partendo un po' meglio. Stiamo uscendo dal borgo, stiamo uscendo dal vortice, dalla caverna, per usare l'espressione platonica. Non del tutto, ma ci stiamo avviando. E poi in Europa noi abbiamo un difensore straordinario che sta facendo una cosa straordinaria, perché qualcuno ha ipotizzato, ma scusate, visto che teniamo tutti questi miliardi di debiti, ma mica solo noi, la Spagna, l'Irlanda, la Grecia, no? Ma perché non fanno, come dire, mettere un bel cassino, ricordate le lavagne, come che erano la mia età, le lavagne di nere, di come si chiama? La Svezia, brava, ci voleva il cassino. Perché non cassano tutto il debito? E ditela alla signora Merkel, vediamo che mi risponde, lei che mette sempre più soldi di tutti, diciamo. Allora, noi ce l'abbiamo, difensore, in questo momento la politica economica la sta facendo un uomo che si chiama Mario Draghi. Perché quando Mario Draghi dice io ogni mese acquisto 60 miliardi di bond, sta dicendo di fatti che cancella un pezzettino, sarà lo 0,20, non lo so quanto sarà, di debito pubblico. E ce lo dobbiamo tenere caro Mario Draghi a capo della Banca Europea.
per te sta facendo politiche di implementazione, di cancellazione, se volete, lo dico in maniera poco ortodossa, non me ne vogliono gli economisti, ma è questa la verità, sta facendo politiche di cancellazione del debito. Quando si cancella il debito e si abbassa naturalmente, si abbassano gli interessi, il PIL di sale, c'è un movimento circolare di possibilità, di speranza di lavoro. E allora, quali sono oggi le sacche dentro le quali poter mettere gioventù, innovazione e dare speranza alle donne, agli uomini, ai giovani, alle giovani? Lo diceva, sia pure per un altro versante, l'onorevole Vista, quando dice, parlava della terra di fuoco. Guardate, noi abbiamo un tema in questa regione che fa tremare le vene ai polsi. Io non lo so se questo sarà il tema della campagna elettorale delle regionali. Se non lo fosse, dovrebbe diventarlo, perché il tema della terra di fuoco e quindi delle bonifiche, ma anche qui nel Parco Nazionale del Vesuvio, no? Dove si trova di tutto e di più praticamente, il tema delle bonifiche dà la possibilità di parlare di sostenibilità ambientale. È un tema straordinario per il quale ci vogliono decine e decine di lavoratori, a cominciare da quelli che scavano la terra per tirar fuori i fusti, a finire ai geologi piuttosto che agli ingegneri naturalistici, chimici, fisici e via dicendo. Quindi vedete che è un tema tutto legato. Io mi auguro che il nuovo presidente della giunta regionale ponga questo tema e lo leghi alla formazione, perché questo è un tema. La formazione in Campania è stata una formazione atta a fare ogni anno 10.000 parrucchieri, 14.000 estetisti, 20.000 veline. Io capisco che uno vuole fare i lavori che gli piace, ma io non credo che la regione Campania, non credo che l'Italia abbia bisogno di migliaia e migliaia di parrucchieri, di estetisti, di talliste e via dicendo. Credo che la formazione debba essere legata ai temi importanti della nostra terra, ai temi per i quali la nostra terra soffre, perché quando adesso al nord, a Trieste, c'è la mostra degli ori, l'olio, e noi al sud, diciamo tra noi, pensate per esempio a Pisciotta, che è il paese cilento, no? Sono i paesi dell'olio, per non dire la Puglia, per non dire la Sicilia. Ebbene, mi hanno detto, io non ci sono stata, ma mi ha detto la collega parlamentare, che è la vicepresidente della commissione contraffazione, allo stand della Campania non si fermano, perché hanno paura che i pomodori del Pietro e l'olio e che altro so io siano tutti quanti. Allora vedete che questo è un tema intorno al quale possiamo trarre del lavoro, ma vorrei dire le nuove energie. Noi abbiamo un sole che, io il 1 novembre ho fatto il bagno, facevo un caldo quel giorno, per cui il sole da noi, ma anche quando non c'è il sole, c'è una giornata limpida che vediamo bene il Vesuvio quando c'è la tramontana. Quello è un giorno in cui l'energia solare può funzionare bene. Insomma, tutte le tecnologie legate all'informazione ci sono, quindi temi e specificità e nicchie straordinarie dentro le quali trovare il modo e trovare il sistema dove poter far entrare nuove leve. Io chiudo così, raccontandovi un pezzettino della mia vita, perché è giusto così, io credo all'esperienza degli altri perché ho fatto la mia esperienza. Io ho tre figli che hanno studiato, hanno fatto i master, parlano le lingue, eccetera, e tutti e tre sono fuori dalla Campania. Uno è a Nairobi, un dettinato, un altro è a Firenze, la terza è a Modena. E come loro, naturalmente tanti, quando il sabato ci incontriamo con i miei colleghi, due figli di uno stanno a Londra, un altro sta in Australia, uno va per il Canada, un altro è con la Prismian, lavora ingegnere gestionale, sta a
Singapore, quindi hanno una riflessione che noi facciamo, è questa, e io sento il peso, vi assicuro, avverto il peso tutto quanto di essere un parlamentare della Repubblica, quindi un legislatore, uno che fa le leggi e le deve fare bene, buone, buone leggi, perché un conto sono le leggi, ma un conto è la giustizia, come sapete. Ebbene, io rifletto e mi interrogo sul fatto che tutti i nostri ragazzi migliori, da un po' di anni, da quando è cominciata questa crisi, siamo intorno al 2008-2009, speriamo di uscirci, non sono ancora capaci di dare un contributo alla loro terra. E vedete, questo non è la logica identitaria che dice no, meglio tenerli qua perché così, tipo la Lega, no? Che vuole che neanche i professori vengano dal sud, ma voglio di loro professori dal nord. Voi non avete idea la battaglia che noi stiamo facendo in Parlamento per l'interregionalità, poiché le nostre graduatorie di dirigenti sono, dice, poiché le nostre graduatorie da dirigenti qui sono ancora non esaurite, ci sono ancora tanti dirigenti che aspettano il posto di lavoro, e al nord sono esaurite da tempo, pensa alla Lombardia, alla Toscana, all'Emilia. Voi sapete che quando io ho presentato un emendamento che allargava l'interregionalità mi è stato risposto ritiralo, lascia stare, e non l'hanno detto solo quelli della Lega, e mi fermo qua per amor di patria. Quindi non è il problema identitario che noi vogliamo i nostri, ma perché vogliamo che questi ragazzi, vogliamo che la loro intelligenza, il loro studio, la loro formazione aiuti tutti quanti gli altri. Abbiamo ancora sacche di povertà culturale, abbiamo ancora sacche di povertà di informazione, di lettura di giornali, di libri. E allora vedete, chiudo così, a Ercolano, sono stata sindaco, ci sono 850 metri di strada che avrebbero fatto la fortuna di tutto il mondo, e il miglior d'oro dagli scavi di Ercolano a Villa La Parolita. Voi sapete quando io ho avuto la consapevolezza che la mia città si poteva salvare, che poteva diventare quella città che deve avere un posto nel mondo importante? Gli scavi sono patrimonio dell'umanità, come il Vesuvio, le Vilce. Accanto agli scavi c'è un ristorante che si chiama Eracle, il nome del ristorante. Eracle è Ercole, il mitico fondatore della città di Ercole. Più avanti c'è Viva Lore, il re Ferdinando IV di Borbone, che si pensa sia nata a Villa Favorita. Poi c'è la farmacia Campolier, che prende il nome dalla Villa Campolier. Di fronte ci sono gli Angeli di Ercole. Più avanti Titius et Canus. Allora io da linguista, da filologa, mi sono chiesta, ma come mai questi piccoli commercianti che abbiamo anche aiutato nel programma Urban sotto il miglio d'oro, come mai questi commercianti non mettono i nomi normali, perché ne so, allo spaghetto al dente, faccio vedere, al galletto d'oro, farmacia delle pillole fanno bene, perché hanno voluto mettere i nomi di cui vi ho appena parlato? Perché sentono di appartenere a una grande storia, sentono di appartenere nobilmente a una storia passata che però ha anche il loro futuro, hanno come dire interiorizzato che questi nomi appartengono all'umanità intera e dunque hanno messo questo. Questo mi fa ben sperare. Questo mi fa capire che davvero, io credo fortemente, c'è speranza per tutti noi.